condannare costui. Gente crudele e scellerata, io non posso. Ecco l'uomo. Come potete voi volere la morte di costui? Quale barbaro cuore voi avete? Egli deve morire, è la gente che lo vuole. La legge comanda che a un uomo condannato ai flagelli vengano date 39 sferzate, mentre voi, crudeli e disumani, di molto avete esagerato. In quale vostro libro è scritto che a un misero uomo si trapassi il capo con spine pungentissime? Questa è una legge moderna fatta da voi. Il popolo vuole che si condanni a morte il Nazareno. Tu, Pilato, perché non vuoi la morte di costui quando si permise di dire che è il figlio di Dio? E tu, perché non ti difendi a queste accuse? Rispondi, lo sai, tu hai il potere di condannarti o di salvarti. Non avresti nessun potere se non ti fosse stato dato dall'alto. Pilato, che cosa aspetti? Il popolo tutto comincia a sollevarsi. Presto le lamentele arriveranno fino a Roma. Adesso firma la sentenza. Io conosco bene l'innocenza del Nazareno. Vedo solamente in voi della malvagità. Capisco che il popolo si solleverà perché spinto e mosso da voi. In questi giorni si suole graziare un condannato a morte. Ecco Barabba. Colpevole di omicidio. Eccolo. Di fronte a quest'uomo innocente, chi volete che si salvi? Barabba o Gesù? Barabba, Barabba, a morte Gesù! Non so quale odio ci sia nei vostri cuori. Avete il coraggio di condannare un innocente. Che farò del Nazareno? Crocifiggilo! Ma non ha fatto nulla. Io non lo riconosco colpevole. Vuole usurpare il titolo di re e da Roma usurpa si dichiara nemico di Cesare. E tu, Pilato, si ritarda a condannare costui e ti dichiari nemico dell'imperatore. Giuro dinanzi agli dèi che non è stata mia intenzione di condannarlo. Il suo sangue ricadrà su di noi e sui nostri figli. Si porti un vaso pieno d'acqua. Mi lavo le mani per rimanere con la coscienza pulita. Il sangue del Nazareno non ricadrà mai su di me. Un giorno ve ne pentirete amaramente di questa vostra cattiveria. Ma già che così volete, scrivo la sentenza. La sentenza deve stabilire che il Nazareno deve morire in croce, in mezzo a due ladroni. Io scrivo quello che mi suggerisce la vostra cattiveria. Sentenza, leggi ad alta voce ciò che ho scritto. Io, Pilato, sedendo nel tribunale, condanno il Nazareno a morte di croce e insieme con lui condanno due ladroni, Isma e Gesti. Io emano questa sentenza spinto dagli scribi e da sacerdoti ebrei che lo hanno accusato quale seduttore e sobillatore del popolo. Non solo si è proclamato re, ma si vanta di essere uguale a Dio. Scrissi la sentenza dentro Gerusalemme alla presenza della giudaica gente. Esatto, siete contenti? Manca solamente l'insegna che dovrà vedersi sulla croce. Con la sentenza che ho emanato
termina la mia opera. Ma ad ogni modo si scriva Gesù Nazareno, re dei Giudei. Hai sbagliato! Non dovevi scrivere che re dei Giudei, ma che egli stesso si è proclamato tale. Questo fu il suo reato. Oramai quello che è scritto è scritto. Partite.